approfondite. Vogliamo cambiare studiate, un po' lo status quo. Cercate di capire lo cosa succede. Quo, vogliamo mantenere la situazione attuale. Credo che l'invito sia l'abbiamo raccolto, voglio sentire anche Fusaro. Però nel frattempo sappiamo qualcosa, Mirenzi, buon pomeriggio, sappiamo qualcosa del TAR che si deve pronunciare a proposito dei ricorsi, quello del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, ce ne sono diversi, no? No, sappiamo che la decisione da ieri è slittata oggi e che in questo momento ancora non è uscita nessuna notizia, quindi siamo in attesa di sapere cosa deciderà. Fusaro? Ma dunque, mi fa piacere che escano tutti questi libri sul tema, io ne ho letti alcuni, anche se preferisco sempre leggere Platone e Spinoza. Comunque, ciò detto, io contesto il modo stesso in cui viene impostata la questione, sì o no argomenti tecnici sul sì e sul no. Io preferisco ripercorrere la via genetica e porre la domanda a chi vuole questa Costituzione, da dove nasce l'esigenza di fare questa riforma della Costituzione. Questa è la domanda da porre che viene elusa, questa volontà di riformare. Il mare non arriva da Renzi e dalla Boschi, ma arriva d'oltreoceano, arriva da poteri. Mi spiace che lei scuota il capo, ma è così in realtà. Arriva d'oltreoceano, è una volontà che arriva da poteri forti bancari. Fatemi finire la frase, io l'ho lasciata parlare, mi lasci finire, se no è un monologo. Io sono già in collegamento, fatico anche a sentire. Arriva da poteri forti bancari, gruppo JP Morgan, dall'ambasciatore americano che dice che gli Stati Uniti vogliono questa riforma. In poche parole, Renzi e il Partito Democratico sono al servizio di questi poteri forti che vogliono distruggere la carta costituzionale che loro stessi fino a ieri chiamavano la più bella del mondo, perché essa tutela il diritto del lavoro, difende la dignità della persona umana, ciò che è incompatibile con un mondo, il nostro, dell'ultraliberismo, in cui tutto diventa merce, la persona umana diventa essa stessa merce disponibile. Fusaro, dubito che gli interessi del popolo italiano possano coincidere con i gruppi del più grande Fusaro, visto che sei così preciso nelle tue letture filosofiche, se parlate insieme non si capisce nulla. Volevo sapere dall'onorevole, dal dottor Fusaro, quale articolo abolisce la dignità della persona umana, perché io devo dire non l'ho visto, però può darsi che mi sia sbagliato. Ma non è che c'è l'articolo che abolisce la dignità della persona umana, è l'idea stessa di accentrare tutto nelle mani del Premier, l'idea stessa di rafforzare l'esecutivo aggirando i parlamenti, c'è l'idea di andare a destrutturare i fondamenti stessi della Costituzione. No, beh, di ma un attimo, nel frattempo è arrivato anche Sgarbi.